Guardando il film tedesco e un po' confrontandolo con questo, ho trovato quello un po' farsesco, un po' caricaturale, quell'Adolf Hitler faceva quasi ridere. Questo mi ha inquietato decisamente di più. Ecco, c'era questa intenzione di fare qualcosa di più inquietante, preoccupante, anche di distaccarsi da quell'esempio là. Sì, credo che in effetti, siccome Hitler è già di per sé il demonio, era sicuramente un film, quello tedesco, che mostrava il rapporto di Hitler con i tedeschi come un corpo esterno che in qualche modo veniva accettato o rifiutato nella Germania di oggi. Forse per il nostro rapporto con Mussolini è stato più indulgente e quindi pericolosamente indulgente. Questo che secondo me rende il film più inquietante, perché raramente nel film c'è un giudizio su Mussolini, molto più spesso c'è un racconto degli italiani. Ecco, forse questa è la sostanziale differenza rispetto al film tedesco, per cui Mussolini diventa inquietante proprio perché fa parte del nostro paesaggio morale e nelle scene divertenti, che pure nella prima parte del film ci sono, servono quasi a mostrarti come questo dittatore probabilmente lo voteresti ancora, in questo caso in TV, ma comunque lo voteresti ancora. Ma poi dopo in effetti nel film si rivela quella che è l'anima di tutti i dittatori, che in effetti non è molto diversa, anche se le cose che hanno fatto probabilmente la storia ha definito diverse. Quando hai visto per la prima volta Massimo truccato e vestito come Mussolini, ti è corso un brivido lungo la schiena. Cosa hai pensato? Cosa hai sentito? Che devo dire che sicuramente quello è stato un momento emozionante dal punto di vista registico. È stata molto più emozionante qui la grandezza dell'attore quando Massimo, non vestito da Mussolini, ha cominciato a leggere il copione. E lì in effetti io vedevo Mussolini paradossalmente, a prescindere da quella che era il suo costume. Quindi ho proprio capito che forse il nostro Mussolini non doveva scimmiottare quello vero, che già di per sé è abbastanza gag, perché era quella la retorica di un tempo, ma doveva avere una sua personalità autonoma rispetto appunto al Mussolini tedesco, doveva essere quasi un Mussolini, scusami, originale, doveva essere quasi un Mussolini privato. Quindi se posso dire che l'ispirazione più forte non è stata quella del film tedesco, ma quanto quella del film di Rizzani o anche il film di Negrin, ma sicuramente in Mussolini Ultimo Atto c'è questo rapporto di un Mussolini umano, che è quello che abbiamo voluto restituire, Mussolini come noi. In questo senso, in effetti, la parte documentaristica, le sorprese delle persone, la gente ci ha dato ragione, perché non è che c'è stato, diciamo, che l'hanno inseguito coi forconi, come potevamo pure pensare, ma c'è stato un vero e proprio dibattito con un personaggio che ormai abbiamo dimenticato essere un dittatore. A un certo punto Mussolini dice questo paese non ha bisogno di un capo, ha bisogno di un padre. Cosa pensi di questa Questa frase? frase me l'ha suggerita una mia amica, paradossalmente il film è stato scritto insieme a Nicola Guaglianone, ma il film è stato scritto dalle persone che abbiamo intervistato durante il nostro viaggio, oltre naturalmente ad essere un remake, perché molte frasi ci sono state suggerite appunto dalla gente. E questa è una frase che dice stesso lui, perché si accorge che in effetti la ricerca dell'uomo forte è forse la caratteristica più chiara che c'è in questo paese, più forse del disprezzo nei confronti di extracomunitari. E quindi lui stesso si rende conto, in modo populistico ovviamente, che il paese ha bisogno di un padre e che il sistema dei media, che è il vero protagonista probabilmente del film, sarà quello che probabilmente l'anno dopo avrebbe restituito al padre una madre, poi una nonna, poi una zia, cambiando continuamente. Io credo che questo sia un film importante e sarebbe bello se i ragazzi che magari hanno studiato la storia un po' meno di noi, che non hanno avuto nonni, padri, che hanno fatto la guerra, sono stati partigiani, imparassero qualcosa. C'era la consapevolezza di fare qualche cosa di importante, cioè avvertivi Sì, questa responsabilità, ecco. credo che ho cominciato ad avvertirla mentre giravamo lì per l'Italia, abbiamo toccato diverse città insieme a Mussolini, appunto, al massimo popolizio travestito a Mussolini, che non usciva mai di parte, perché noi quando potevamo inquadravamo una reazione, quindi lui ha
ha lavorato, non dico 8 ore al giorno, ma quasi, con la psiche, con la psicologia e naturalmente con gli abiti di Mussolini, mascelle messe in bocca, strumenti sulla pelle per poter in qualche modo, protesi per poterlo aiutare ad essere ancora più simile. Quello che in effetti io penso che il film è per persone che però capiscano che si può giudicare un dittatore senza stare lì ogni 5 minuti a dire che è un dittatore. E questa è la caratteristica non ideologica del nostro film. È una caratteristica che può essere pericolosa. In varie proiezioni qualcuno ha detto che è un film che in qualche modo esalta il fascismo, altri hanno veramente colto il messaggio. Quindi bisogna assolutamente avvicinarsi al film considerando tutti i suoi temi. Però per me questa è una vittoria, piuttosto che fare in qualche modo un film dove di Mussolini mostravamo soltanto l'aspetto umanamente cattivo. Ci piaceva che Mussolini fosse anche un personaggio credibile, come lo è nella prima parte, più credibile addirittura dei nostri politici. È perché il problema è il populismo, non è tanto il ritorno del fascismo.